A proposito delle caselle, Presidente, abbiamo letto questa intervista su un quotidiano a Paolo Cangi Sì, che che diceva persona sostanzialmente. che stimo parecchio e che veramente mi è molto vicino e questo lo ringrazio perché lo considero veramente un amico. Vai, Sì, in dimmi. cui diceva sostanzialmente che c'era un accordo per la vendita della pubblicità e non per una gestione della struttura. L'Arezzo aveva fatto un mese fa circa un comunicato in cui parlava di collaborazione del melograno per il settore giovanile. Ecco, questo accordo con il melograno in che cosa consiste effettivamente? No, in questo accordo col melograno io sono sempre sincero e diretto, non ho problemi. Diciamo che tanto avete visto un po' l'organigramma dei giovanili, sono persone, poi anche mi dicono, vabbè, Palazzi lo conoscevo ai tempi che stava con Serzi a Perugia e dopo altre persone che sembrano bravi tecnici per il settore giovanile. Sono persone, diciamo, che abbiamo scelto insieme a Paolo, che stiamo portando avanti. Si dà un po' di mesi questo progetto, però la cosa più semplice era questo discorso di che lui ricerca delle sponsorizzazioni anche per aiutare proprio, perché lo sta facendo veramente a livello di volontariato, anzi, dico la verità, non lo dico senza assolutamente nessuna polemica, se ci fossero persone chiaramente come Paolo che danno una mano effettiva all'Arezzo, effettivamente anche la gestione della proprietà sarebbe un pochettino meno pesante, tu sai che vuol dire gestione di una squadra in Lega Pro e con tutte le conseguenze. Quindi devo dire grazie all'aiuto che ci sta dando Paolo. E allora l'ultima mia domanda, poi non so se si Sì. vuole unire Federico, è la domanda che ti faccio tutte le volte che ci sentiamo, se ci sono, ecco, novità con quei potenziali soci di cui si è parlato poi da agosto in poi. Sì, agosto poi. Allora, quelli che incontrai, dico la verità, si sono un po' affrettati perché ci dovevamo sentire, però non è che io non li voglio cercare. Se uno è interessato cerca, quindi non è che vado a cercare io. Cioè, mi avevano detto che, come ti confermo, ai primi di settembre si dovevano far sentire, però ripeto, non avendo nessun genere di fretta, no, che vado a cercare le persone. E quindi si sono interessati, sembravano abbastanza interessati, poi c'era anche dietro un progetto abbastanza buono di persone serie, però sai, poi nel calcio come nella vita si prendono tante strade, quindi diciamo che, ecco, ti confermo che ci dovevamo sentire ai primi di settembre, loro mi hanno detto ci sentiremo, però io non li ho sentiti, quindi diciamo che la pista quella un attimino più accreditata in questo momento diciamo è ferma. Altre, come ti confermo che c'è sempre interesse per l'Arezzo, però tra il dire e il fare bisogna anche dire che nel calcio chi entra al di fuori dei discorsi economici molto importanti devono avere molta molta passione e sai, prima che prendi una squadra di calcio con tutti gli stress che ci sono dietro, con tutte le problematiche del tempo che ti leva al lavoro, molti ci pensano parecchie volte.